Va ora in onda il Salotto di Mirtilla. Interviste ad artisti di tutto il mondo. Solo su Radio Free Station. E buongiorno ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, sì. Altra puntata, sì, con il Salotto di Mirtilla e con me abbiamo il nostro Luigi. Ciao Luigi. Ciao, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori. Poi abbiamo la nostra meravigliosa Sabrina. Buongiorno a tutti, buongiorno. E poi abbiamo un grande scrittore, giornalista, conduttore televisivo, grande, per noi è grande. Va bene, grazie. Bruno Gambarotta, buongiorno Bruno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, lei è sì, nato ad Asti e ha avuto modo di, diciamo, di lavorare per diversi programmi televisivi, sì, radiofonici. Sì. Sì. Si è interessato alla scrittura di qualunque genere, dico io, no? Addirittura anche, sì, per quanto riguarda, sì, sì, la gastronomia. La mia domanda, certo, iniziale è sempre più, sì, o meno la stessa con i grandi uomini italiani. Sì, quando... Perché deve dire grande? È grande? No, perché non sono grande. Vabbè, non importa, va bene. Sì, sì. Se sono grande, è troppo, va bene, modesto. Allora, quando, sì, ha iniziato, sì, ad avere questo amore per la scrittura, per, sì, diciamo, già quando era ragazzino, quando andava a scuola? Sì, sì. Dunque, io sono figlio e nipote di tipografi. Mio nonno era litografo, mio zio, mio padre tipografi. E quindi carta stampata in casa ne girava già, perché ovviamente se uno stampa un libro da tipografo, poi una copia riesce a portare anche le bozze, le porta a casa, eccetera. Quindi ho sempre letto molto e ho avuto una zia, che sorella di mia madre, che mi ha sempre fatto leggere, mi ha procurato libri in continuazione. E ho avuto una specie di folgorazione quando mia zia mi ha dato da leggere L'isola del tesoro di Stevenson. Ah. E di lì ho capito che cos'era la grande letteratura, insomma, praticamente grazie a questo libro ho saltato subito tutta quella melassa dei libri per bambini, per ragazzi, tutta quella marmellata che viene fatta per addolcire il sapore. Ho cominciato subito a leggere cose da adulti e la cosa mi ha sempre molto gratificato. E poi, naturalmente, leggendo molto a scuola andavo bene di italiano. Uno poi insiste in quelle cose lì, no? In più sono sempre stato abbastanza maldestro nelle attività fisiche, cioè giocavo con i miei compagni, ovviamente giocavo a pallone, giocavo... Tutti gli sport che ho praticato li ho praticati in modo tali per cui quando formavano le squadre, quando si trattava di decidere chi partecipava a un torneo, io ero sempre fra le riserve. In più marcavo molto il fatto che ero molto considerato dai miei compagni, ecco, cioè per la verità ero molto... perché ero quello che sapeva scrivere, quindi ogni tanto mi chiedevano di scrivere le cronache di quello che facevano loro. In qualche modo succede che sono gli altri che ti indicano un po' la tua strada. Io ero molto contento di questo, intendiamoci. E poi a un certo punto in terza media e la mia insegnante di italiano non mi ha classificato un tema in classe. Perché dicendo che era impossibile che l'avessi scritto io, devo averlo sicuramente copiato da qualche parte, ma lei non sapeva la fonte, da che parte l'avessi copiato, invece l'avevo scritto io. Questa cosa mi ha dato veramente il timbro, ho capito che allora, questa cosa qui, dice lei, è stata scritta da uno che nella vita fa lo scrittore, tu hai 13 anni non puoi averlo fatto, invece era vero, l'avevo proprio fatto io. Mi ricorda una persona. E quindi ho capito che questa era una specie di diploma involontario, insomma. Certo. Ecco. E questa cosa a me è sempre molto piaciuto. Poi però ho preso altre strade, ho preso un diploma da perito fotografo, ho cominciato a lavorare in tipografia fino a 25 anni come fotolitografo, poi sono stato assunto in Rai grazie a quel diploma come cameraman. Però da 3 anni dopo la RAI ha fatto un concorso per funzionari, per programmisti, e io l'ho aperto anche ai dipendenti, io l'ho tentato e naturalmente l'esame l'ho superato, perché non si aspettavano che io avessi questa base, fossi un lettore feroce, perciò quando mi sono presentato all'esame mi hanno guardato con un'aria
di sufficienza, mi hanno detto: ma lei cosa fa, il cameraman a Torino? Sì. E vorrebbe fare il programmista. Dico: beh, certo, ci provo. Allora hanno cominciato a farmi domande di cultura generale. Quando ho cominciato a rispondere con sicurezza, allora hanno capito che tutto sommato potevo andare. Ho superato l'esame, ho fatto il corso, ho superato l'esame finale, sono stato trasferito a Roma e da allora ho cominciato a lavorare in Rai come programmista. Anche lì subito mi hanno dato da scrivere, e dovevo scrivere le schede, il lavoro che nessuno voleva fare, perché le schede delle proposte andavano in direzione, andavano al consiglio di amministrazione. In consiglio di amministrazione sedevano grandi intellettuali e quindi erano tutti terrorizzati. Infatti mi davano da scrivere le proposte, mi dicevano: guarda, ricordati che questo pagina te la legge Elena Croce, la legge Luigi Firpo, la legge, io dico: va bene. E quindi è diventato, è sempre stato, poi ovviamente ho collaborato ai Compioni, ai testi, ma sempre stando in Rai, sempre da interno, fino alla fine è andato in pensione. Da questo devo dedurre innanzitutto che diciamo, l'amore per la lettura deve partire principalmente dalla famiglia e non dalla scuola. Sì. Sì, dal diniego, perché mia madre non voleva che passassi tutte quelle ore a leggere, diceva di diventare cieco, gobbo, storpio, perderai i capelli, diventerai i tuoi compagni ti rifiuteranno, cioè vai a giocare, non vedi i tuoi amici come si divertono. Invece io stavo, poi attualmente è una cosa che ho ritrovato in tanti, cioè ti spengono le luci quando vai a dormire, tu sotto le coperte tieni sotto una pila e vai avanti a leggere per ore. E questa cosa l'ho trovata in tante storie analoghe alla mia, cioè per far leggere un bambino bisogna proibirglielo la lettura, fai altro. E poi la mia fortuna era appunto, ma mi ricordo di averne parlato una volta in un convegno con il grande... Il commissario Montalbano, no? E anche lui sosteneva questo. Noi siamo, la nostra generazione è stata fortunata perché noi abbiamo avuto le malattie esantematiche che non si risolvono in 3 giorni. Noi ci tenevano 15 giorni isolati, sì. E quindi più che farte, quindi la vita era come sospesa, non dovevi andare a scuola, non dovevi fare i compiti, non dovevi avere contatti con gli altri. E quindi ti facevi spanciate di letture meravigliose. E poi queste estati interminabili, io non andavo in vacanza, i miei non potevano permettersi, abitavo ad Asti, d'estate faceva molto caldo, quindi le ore principali della giornata, più che stare seduto su una sdraio a leggere, non cosa fai? Mica puoi andare in giro sotto quel sole che ti fa venire, ti brucia le cervelle. Non c'era nient'altro da fare che leggere, questa è la cosa, la nostra grandissima fortuna. È vero. Adesso ci sono troppe distrazioni, si capisce, quindi alla fine uno è difficile che uno si abbia voglia di concentrarsi. Io mi sono lamentata una volta con mia figlia, come si è lamentata sua madre, che aveva la mania di mangiare i libri, e anche io avevo il terrore, logicamente, che leggendo si abbassasse la vista, per cui la vista, ero terrorizzata. La mia si è abbassata, sì. Avevo occhiali, poi ho cominciato a metterli, adesso però tre paia. Dei professori di Torino mi dissero che l'importante è avere il libro illuminato, quindi con una ottima luce, per cui bisogna saper leggere. Ma io riuscivo a leggere in condizioni disumane, sempre tenendo. Perciò le si è abbassata la vista. Io ho 4 nipoti, uno più grande ha 24 anni, poi ce n'è uno di 20, uno di 18, uno che ha compiuto 9 anni l'altro giorno. Ecco, quello che ha 9 anni gli hanno proibito di leggere perché va a scuola, si annoia e quindi si porta un libro da leggere mentre la maestra spiega. E queste cose che la maestra dice lui in qualche modo le sa già, e quindi per non annoiarsi tiene un libro sulle ginocchia e lo legge. A questo punto gliel'hanno proibito, hanno fatto bene così, lui gli hanno rinnovato il desiderio di farlo. E io facevo lo stesso. Certo. Quindi è così, una malattia, ma meno male, è un bel segno. È una bellissima malattia, dico io, perché comunque la lettura credo che sia molto importante nella vita di un ragazzo. Bene. Ma, sì.
Pronto? Io avrei, sì, Bruno, io avrei giusto una domanda proprio collegata a questo. Sì. Lei da lettore diventa scrittore e diventa quella penna ironica, ma anche elegante. Vorrei citare due cose. Lei porta in radio il grande Georges Simenon, il creatore del grande Magret, appunto, che non si definisce uno scrittore ma un narratore. Quanto tanto magari è lei, facendo anche un bellissimo, lei porta un bellissimo libro tra i tanti, ed è il codice Gianduiotto, che è sinceramente carinissimo, perché appunto in chiave ironica e scherzosa fa un pochino il verso al grande codice da Vinci. Ecco, la domanda è appunto che differenza c'è appunto tra la scrittura e la narrazione? C'è una differenza abissale, perché in realtà scrittori siamo tanti, scrittori uno scrive, e poi lo scrittore è uno che cerca di scrivere bene, di far bella figura, il narratore è una razza a parte, il narratore è uno che soprattutto vuole raccontare una storia. E poi è paradossale, molti grandi narratori sono stati giudicati pessimi, cattivi scrittori, Pirandello, Svevo, ma un grande narratore è Conrad, un grande Stevenson, Simenon. Il narratore è uno che tiene, Simenon ha una pulizia straordinaria. Lui, quando gli hanno chiesto: ma quando ti rileggi un manoscritto cosa fai? Lui dice: cancello. Cancello aggettivi in più, cancello soprattutto avverbi. Gli avverbi sono una cosa orrenda. Voleva essere di uno scorrevole pazzesco. Allora leggete Simenon, sono migliaia le sue pagine, non c'è mai un avverbio. L'avverbio è quello che finisce in mente, no? Adesso quando le persone devono rispondere a una domanda non rispondono sì o no, rispondono assolutamente sì o assolutamente no. Ecco, lui cancella tutti gli avverbi. Poi c'è una frase in un'intervista che gli fa un giornalista americano che io trovo bellissima, sembra paradossale ma è vero, dice: se scopro di aver scritto una bella frase la cancello, perché il lettore deve essere trascinato dalla narrazione. Tolstoi è un narratore, non è che leggendo Tolstoi dici come scrive bene, come racconta bene, sono due cose diverse. Ma un grande narratore è Conrad, che poi scriveva in una lingua che non era la sua, lui era polacco, lui poi scriveva in inglese. Non so come dire, è quella la narrazione, che è molto più rara, è molto più rara che non la scrittura. La scrittura siamo in casa. A mio parere è quella che invoglia appunto il lettore alla lettura. Certo, è così. Però intendiamoci, io poi sono uno che legge anche D'Annunzio, Cioè, voglio dire, se voglio proprio pulirmi la bocca leggo D'Annunzio. Come purtroppo devo leggere tante cose scritte male per ragioni di lavoro, no? Poi invece, perché scritte coi piedi, tirate via cose, poi alla fine, se voglio ripulirmi la bocca come uno che ha bevuto tutto il giorno un vino mediocre, leggo Beppe Fenoglio, Simenon, leggo soprattutto D'Annunzio, perché quelli sono meravigliosi, Gadda. E quindi è così. Io dico sempre una cosa: per poter leggere bisogna aver letto, questo è poco ma certo. Sicuro. Per poter scrivere bisogna aver letto, anche è fondamentale, certo. Certamente. Sì. Io vorrei saltare un attimino, no? Dalla scrittura, vorrei prendere tema televisione. Io da poco, ad esempio, ho visto una fiction, a mio parere, così da utente, fatta anche molto bene. Non so se lei ha avuto modo di vederla. C'era una volta Studio 1, dove appunto si raccontano gli esordi della Rai. Lei, potremmo dire, un padre di questa nostra televisione oggi, cioè lei che ha avuto a che fare con un Antonello Falqui, con un Nanni Loi, con Pietro Germi, poi oggi modernamente Carlo Verdone. La differenza, Bruno, di quella che è stata la televisione all'inizio e quella che è oggi, anche se è una domanda dunque, un po'... Sì, no, è la genesi dei programmi televisivi. Adesso la TV per molte ragioni è più un prodotto industriale. Noi invece in quell'epoca lì si fabbricavano dei prototipi, cioè ogni volta si costruiva una cosa nuova, non pensando che magari avrebbe avuto un seguito, sarebbe stata venduta su vari mercati internazionali.
E adesso il prodotto deve essere molto più, è molto più studiato, è più un'opera collettiva, richiede molti più investimenti economici. Il rischio è maggiore perché naturalmente la concorrenza è spietata. Noi potevamo permetterci molte cose perché intanto la RAI fino al 75-76 ha operato in regime monopolistico, c'erano due canali, poi tre, ma insomma, e quindi il pubblico per noi quello si prendeva e basta. In più era poi, c'era proprio questo atteggiamento, come dire, pionieristico, nel senso che attorno a un progetto si coagulava un gruppo di persone. Dovete pensare alla RAI che era una specie di ministero, no? Con delle strutture molto rigide, ogni ufficio aveva le sue competenze, ufficio scritture, ufficio scenografia, costumi, tutto quanto. Dopodiché, quando si decideva di fare un prodotto un po' fuori dalle righe, bisognava costruire una task force, un gruppo di persone che ci credevano, funzionari, dirigenti, organizzatori, e forzare un po' le maglie di questa struttura, di questa rete. E alla fine il prodotto veniva realizzato, andava in onda, aveva successo, e poi si passava ad altro, non è che c'era l'idea di continuare indefinitamente su quella strada. Ecco, la grande differenza sono quelle che si chiamano i format. Quasi tutti i prodotti RAI sono realizzati comprando format all'estero. Per esempio, pensate un medico in famiglia, un format spagnolo, io non ci credevo, ma è così. Cosa ci vuole scrivere? Perché quando il format, siccome ha avuto successo quel programma in Spagna, tu compri i diritti di quel programma e lo rifai in Italia adattando alla situazione italiana, perché dici, siccome ha avuto successo in Spagna avrà successo anche qui. Bisogna che abbia successo per poter vendere gli spazi pubblicitari, per poter fare degli investimenti. Quindi c'è la sperimentazione, non c'è quasi più. Adesso ritorna in parte perché ci sono molti canali, c'è Rai 5, c'è, sono canali dove ci si può anche lanciare in avventure meno consolidata, ecco, insomma, non esaudiente davvero tanto, Bruno. Sì. Infatti credo che la fiction volesse anche un attimino lanciare questo di messaggio. Io cedo la parola al mio collega. Grazie. Luigi. Prego, Luigi. Sì, prego. Sì. La mia prima domanda, signor Bruno, è questa. Sì. Lei ha collaborato tantissimo con Adriano Celentano, ci vuole parlare un po' di questa collaborazione, magari raccontandoci anche qualche aneddoto particolare? Grazie. Ma non so, Adriano, io l'ho conosciuto che io avevo 50 anni e lui ne aveva 49, quando lui è del 38, e semplicemente perché io sono stato assegnato. Mi è stato chiesto di seguire quel fantastico 87 che era stato, di cui Celentano era conduttore, direttore artistico, eccetera, perché in quella stagione i grandi conduttori della RAI andarono a lavorare dalla Fininvest, e quindi Carrà, Baud, eccetera, quindi rimase solo lui. E allora mi dissero da Roma, mi ritrasferirono da Torino a Roma per altri 6 mesi, dicendomi che dovevo stare con Adriano, spiegargli la macchina. Io sono sempre stato uomo di macchina, ecco, facessi l'ufficiale su una nave sarei nella sala macchina, insomma, quella è la mia vocazione. Io mi riconosco doti di organizzatore, e quindi io sapevo bene, conoscevo a fondo i meccanismi produttivi, le regole, i contratti, è faticoso produrre un programma come Fantastico, perché ci sono contratti diversi per i ballerini, per i cantanti, per le comparse, per gli ospiti, e quindi Adriano aveva delle grandi idee. Io sono stato affiancato a lui, siamo diventati amici, lui si è fidato di me, ha capito che io lavoravo per la sua gloria, non volevo. E piano piano gli spiegavo tutto, gli spiegavo quali erano i nostri limiti, i tempi di lavorazione. Adriano ha un senso del tempo relativo, lui era concentrato su certi aspetti della produzione e su altri no. Lui aveva un carico molto pesante, perché prendendo il posto di Baudo era conduttore e direttore artistico,
quindi responsabile di tutti gli aspetti del programma, ma Adriano aveva una cosa in più, era direttore artistico, conduttore e cantante. Questa cosa era molto pesante. In più si riservava uno spazio tutto per sé, per i cosiddetti monologhi, e non voleva far sapere a nessuno, neanche a me, qual era l'argomento del monologo, perché aveva paura che la RAI intervenisse, censurasse, chiedesse di non parlare di certi argomenti, eccetera. E quindi l'ho affiancato per tutto il periodo. A un certo punto lui non aveva voglia di imparare il regolamento di un gioco dello sponsor, il gioco del caffè, e allora chiese a me di presentarlo, e io ho chiesto il permesso ai miei superiori e loro me l'hanno dato, perché il regolamento qualcuno doveva pure spiegarlo. Però mentre lo spiegavo lui scherzava con me, cercava di farmi sbagliare. Allora è nata questa coppia in video, che io non ero mai andato in video fino a quel momento, e facevo un po' coppia con lui, insomma. Questa cosa mi ha dato un po' di notorietà, si capisce. E poi dopo lui mi ha chiesto ancora di lavorare con lui in un altro programma che era intitolato Svalutation su Rai 3, che si fece poi a Milano, e dopo non ci siamo mai più sentiti, cioè io... lui l'ho cercato qualche volta, ma lui non è venuto al telefono. Poi io comunque lui i miei numeri lui ce li ha, quindi se vuole mi cerca lui. Però era nato un grande affetto fra me e lui, un affetto reciproco, perché lui è una persona straordinaria, cioè è un unicum, non esiste. È per tanto ora che lui adesso, il 6 gennaio dell'anno prossimo, compirà 80 anni e è ancora un cantante, canta canzoni d'amore, voglio dire. Quindi non è una roba così consueta, si mantiene bene, pieno di... era curioso andare in giro con lui, perché lui aveva dei fans scatenati. Andavamo al ristorante, il padrone si scatenava in piatti meravigliosi e lui non li voleva, perché lui vuole mangia pochissimo e mangia cose che non gli facciano male. E quindi il padrone arrivava con un piatto, con un vassoio pieno di pesce, diceva: Adriano, quale ti cucino? Lui ne indicava uno, poi arrivava questo pesce meraviglioso, già spinato, perfetto, eccetera. Lui lo assaggiava con la forchetta, no? Poi aveva paura che una spina gli rimanesse in gola. Allora spostava, io mi sedevo apposta vicino a lui, perché lui alla fine lo assaggiava con la forchetta, poi lo spostava verso di me e mi diceva: mangialo tu. E io, che sono un mangione, ci davo dentro alla grande. Quindi è stata una bella stagione per me stare con lui, sì. Poi lui divide il mondo in amici e nemici. Se sei amico suo, sei proprio amico suo, godi delle sue confidenze, io non l'ho mai tradito, peraltro, e non racconterò mai a nessuno cose che mi ha raccontato lui in confidenza, perché non è giusto. Secondo lei la musica può essere definita una sorta di collante in questo incontro tra forma d'arte? Ma sì, a me la musica piace molto, presento concerti, lavoro con un gruppo di musicisti che suonano trascrizioni da opere liriche, che è un trio, pianoforte, fagotto e flauto. E io presento i loro pezzi raccontando un po' le trame delle opere, le occasioni, i personaggi. Certo che lo è, sì, come no. Quando sono seduto alla scrivania tengo sempre acceso la filodiffusione, sento musica classica dal mattino alla sera. È vero che non dovrei sentirla come sfondo, non dovrei tenerla come tappeto sonoro, ma in fondo pazienza. Sì, è vero. Serve comunque. Sì, sì, certo. Se pensate che, io sono appassionato di opera lirica, ma se pensate che nell'opera lirica ci sono cantanti giapponesi, ci sono dei cantanti coreani che cantano in italiano le opere, quindi non esistono confini, insomma. Ci sono direttori d'orchestra di tutto, quindi non è che siano esattamente la musica a 360 gradi, sì, Bruno, sì. Ecco, sì. Sì, allora, ditemi. Allora, una domanda da parte, sì, Mirtilla, vai tu. Sì, sì. C'è una domanda da parte di Mauro, sì. Che appunto chiede: qual è il panorama oggi del varietà televisivo? Esiste ancora un varietà tipo Mille Luci, oppure si preferisce un format che magari dura meno puntate?
Non lo so, perché io non devo confessare che sono sempre in arretrato con i miei lavori e non guardo più la TV. Succede che devo dare anche una mano in casa, perché abbiamo una situazione familiare un po' incasinata, di nipoti, figli che hanno bisogno d'aiuto. E quando arrivo alla sera, cioè io ho un elenco di cose da fare entro la giornata, collaborazioni giornalistiche, prefazioni, lettura di manoscritti, recensioni, quindi se non ho arrivato a quel punto lì, se, anziché andare a mettermi davanti alla scrivania, insomma, non c'è niente da fare, insomma, non la vedo, ma non per disprezzo, perché sono sempre incalzato dalle scadenze, prendo più impegni di quelli che riesco a mantenere. E quindi è un po' così, non posso farci niente. Non saprei, non ho neanche tanto. Sì, Zelig lo vedevo a un certo punto, poi non ho più visto. E poi non so. Un'altra collaborazione che lei ha fatto con un'altra grande piemontese, Luciana Littizzetto, in che rapporti è ancora con lei e se c'è qualcosa che magari ci vuole raccontare, visto che lei comunque è una delle attrici, presentatrici anche, che spesso e volentieri ci fa trascorrere delle ore tranquille, serene. Sì. Come ha avuto modo di conoscerla? Io Luciana è come all'età di mia figlia, della mia prima figlia, anzi non forse un anno o due più di mia figlia. C'è un rapporto molto forte fra me e lei, tanto è vero che ci sentiamo spesso, però non ci vediamo pochissimo, anzi è un bel po' che non la vedo. Luciana è nata sotto i miei occhi, se vogliamo, perché lei era... Luciana è laureata in lettere con una tesi in storia dell'opera lirica. Sì, se non sbaglio, è stata un'insegnante prima, vero? Lei insegna... poi è stata insegnante di musica, ecco, infatti, in una scuola media. Alle Vallette. E dopodiché... alle Vallette. È stata una mia ex. No, non alle Vallette, a Mirafiori Sud. No, ha insegnato anche alle Vallette. Ha frequentato una scuola di recitazione. Sì. Poi ha fatto... alla fine di un certo anno c'è stato un esame, come si chiama, il saggio finale. Quell'anno lì una delle scuole, diretta da Massimo Scaglione, aveva avuto una bella idea, fare i saggi di tutte queste scuole di recitazione e farle tutte nella stessa sera in un unico teatro e dare un premio ai giovani più interessanti, agli allievi più interessanti. E io ero nella giuria. Luciana si è presentata, ma mentre gli altri allievi che finivano il corso si producevano nei classici monologhi da repertorio, no? Pirandello, l'uomo e la bestia e la virtù, oppure l'uomo del fiore in bocca, oppure le donne fanno sempre un pezzo di Anui da Alouette, dall'Allodola, un pezzo su Giovanna d'Arco stupendo, e quindi uno li confronta, li paragona. Se viene uno mi fa un pezzo di Anton Chekhov, che io l'ho visto magari in teatro fatto da grandi attori, posso paragonarlo a quello lì. Luciana invece arrivò e fece i suoi personaggi, fece Minchia Sabri, fece... Allora il teatro venne giù dalle risate, il teatro era scatenato. Dopodiché però il problema era come facciamo a premiarla, perché non c'è confronto. E allora abbiamo istituito un premio speciale per lei. Poi c'era anche stavamo preparando un concorso per cabarettisti, Bravo Grazia, a Aosta. Anche lì io ero in giuria. Avevamo già selezionato 8 concorrenti, quindi le iscrizioni erano chiuse perché loro avevano mandato delle videocassette, le avevamo visionate, abbiamo scelto questi 8. Dopodiché io e Massimo Scaglione, che era anche lui in giuria, abbiamo telefonato agli organizzatori, fratelli Calì ad Aosta, dicendo: guardate che ieri sera abbiamo visto una ragazza straordinaria, dovrebbe... E loro mi hanno detto: ma come facciamo a prenderla? Abbiamo già, e dico: non è mica un regolamento statale. Fidatevi di noi. E loro si sono fidati alla cieca, senza, non c'era più tempo di visionare cassette o cose del genere. E lei è venuta stravinto, la serata, pensate, la presentava Fazio, e dopodiché in giuria c'erano anche dei funzionari della RAI e di Canale 5. E lì ha cominciato a lavorare. Per un po' abbiamo lavorato insieme, io le facevo da spalla. E poi abbiamo fatto insieme un programma radiofonico che è durato 6 mesi, si chiamava Single, e poi lei è decollata e sono molto contento, ma è una donna molto colta, molto intelligente. Luciana è bravissima, anche lei è una brava scrittrice,
primo libro che ha fatto ha venduto 1 milione di copie. Sì, è vero. E quindi insomma ha tutti i numeri possibili immaginabili, meno forse il versante cinematografico. Lei ha un viso non poco cinematografico, secondo me, ma è un mio parere, insomma. Poi del resto nel cinema fa dei personaggi molto carini, però non ha mai la sua vera verve è quella televisiva e radiofonica, quella è quella delle serate, insomma. Sono molto contento di lei, certo. Lei ha scritto... Pronto? Sì, ci siamo. Madonna, ma sono 31 minuti, ma io non ne posso più. Ma è così lunga questa intervista? No. Dobbiamo andare da parte mia, ultima domanda. Grande, sì. Lei, sappiamo che lei è tifoso del Torino. Sì. Questa squadra che è amata da tantissime persone, ma che viene sempre superata dalla Juventus. Sì. Come è nata? Cioè, visto che lei appunto è nato comunque ad Asti, quindi sicuramente c'erano juventini. Sono al telefono per un'intervista, mia moglie è arrivata adesso. Sì. Juventini. Dunque non lo so come è nata da bambino, perché a scuola ci vedevamo fra juventini e torinisti. Poi io sono stato molto colpito quando è morto il Torino nel 49, io ho 12 anni, e è stata una data, il 4 maggio 49, una data molto importante. Io l'avevo già visto la squadra quando vinceva, la squadra che vinceva sempre, un po'. Si è consolidato una specie di mito, poi non smetti più di tifare per quella squadra lì, perché uno cambia parere, cambia partito, cambia moglie, cambia fidanzata, cambia tante cose, cambia gusti, ma il tifo rimane quello. Sì, non è che lo... Sì, è così. Cioè, visto appunto che c'è sempre... Non è che abbia poi dato grande soddisfazione il Torino, ma insomma, poi vinto solo uno scudetto nel 75, ma speriamo che torni grande. Perlomeno adesso, perlomeno siamo esattamente a metà classifica, quindi non, se non altro non rischiamo di andare in B, va già bene. C'è troppa differenza fra le squadre, fra il Crotone e la Juventus ci sono anni luce. L'alluce di un giocatore della Juve costa di più che tutta la squadra del Crotone, compresi gli allenatori, i dirigenti, eccetera. Non c'è paragone, non ha senso. È come se in atletica si potesse correre, qualcuno dovesse correre con le scarpe di piombo, qualcuno potesse correre con un motorino. Non sono tanto contento, io dico, di come vanno le cose. E le squadre ricche sono sempre più ricche, le squadre povere sono sempre più povere, perché chi investe soldi li investe sulle squadre ricche. Ricche, normale. E allora Bruno, grazie. Aspetti un attimo, sì. Da parte di una non assolutamente rubentina, lo dico in radio, e sono esattamente le 12:45, prima di lasciarci, dato che lei è anche un grande gastronomo, un qualcosa per pranzo, così veloce, ce lo può dire, almeno un primo piatto, veloce. Non lo so, dunque, cosa mangio io di solito? Ma io ho gusti molto semplici, per me il massimo sono aglio, olio e peperoncino. Quindi, ottimo. E ci facciamo sono un po' sfinito, perché sono ormai 34 minuti al telefono e mi butto per terra. Bene, noi la capiamo. Di solito le mie telefonate durano 30 secondi. Noi la capiamo benissimo. Grazie. Per cui aglio e olio, peperoncino aggiudicato. Lascio la parola a Mirtilla per i saluti. Sì, noi la ringraziamo per essere intervenuto. Grazie. È stato un immenso piacere averla. Grazie, piacere mio. Grazie. Magari a presto. Tanti auguri, grazie. Grazie, approfittiamo per fare gli auguri per la Pasqua, ok? Grazie anche a voi. Grazie.